Dopo una serie di partite proibitive sulla carta, sabato sera la Giorgio Tesi Group ha la possibilità di confrontarsi con la prima squadra della sua fascia, ovvero di quel gruppo di 3-4 formazioni, con Pesaro e Montegranaro, tanto per fare qualche nome, che si dice lotteranno fino al termine della stagione per evitare l'ultimo posto, quello della retrocessione. Attenzione però, è vietato sottovalutare la Vanoli, primo perché Pistoia deve ancora dimostrare quale sia il suo vero valore, secondo perché gli ospiti hanno battuto Sassari e sfiorato il colpaccio con la Virtus Bologna, terzo perché la formazione di Gresta è abituata da diversi anni a giocare per la salvezza, quarto perché si è già rinforzata con l'arrivo dell'esperta guardia serba Uro Stricković. Sì, è chiaro che dobbiamo prepararci mentalmente e tecnicamente per ottenere questa prima vittoria che per noi sarebbe fondamentale, però è chiaro che i nostri avversari verranno qua con lo spirito di poterci mettere dietro adesso di 2 e di 4 fin da domenica, punti parlo. È una squadra con talento, con i piccoli e con i lunghi perimetrali, perché a parte Kelly, che è il loro giocatore interno nero di colore che hanno sotto canestro, poi hanno i tre numeri 4 che si ruotano con lui, sono tutti molto perimetrali, quindi è una squadra atipica, è una squadra che dovremo affrontare con il giusto atteggiamento. Pistoia gioca in casa e quindi, come dire, c'ha quell'obbligo in più probabilmente di dover portare a casa il risultato. Noi abbiamo giocato 2 partite in casa, una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo persa supplementare, e ci piacerebbe andare in pareggio nella media inglese, e di conseguenza la pressione c'è da tutte e 2 le parti, ma non è che sia una pressione esagerata, diciamo che non è un bollito che sta cuocendo in una pentola a pressione, assolutamente no. Pistoia come l'ha vista? È una squadra che fa dell'atletismo la sua forza, è un po' il contrario nostro, dove siamo sì abbastanza atletici, però forse un pochino con più giocatori di talento.